Cosa vi ha deluso di Berlusconi? Soprattutto la possibilità di non poter esprimere le proprie opinioni. Un modo di fare politica troppo legato a interessi di parte, non è più convincente. Lo scandalo dei grandi appalti, i comportamenti di malaffare che abbiamo visto, che hanno distrutto l'etica pubblica, e conseguentemente essenzialmente la questione della legalità. Queste relazioni con personaggi ed esponenti molto legati ad associazioni mafiose, lo stesso Verdini come coordinatore del PDL in Parlamento. Io non rinnego di essere stato berlusconiano, però adesso arriva il tempo di cambiare. Pur avendo vissuto con un dramma personale la diaspora, la biura e l'apostasia delle idee fasciste che ci univano, perlomeno Fini diceva che ci unissero, quel problema l'ho superato. Oggi secondo me il primo problema è mandare a casa chi gestisce il paese in senso antietico, antimorale, immorale, quindi per me la priorità è quella. Se Fini si comporta con coerenza e dovesse veramente tentare di contribuire a mandare a casa il Caimano e i suoi amici, una mano gliela do. L'Italia forse è l'unico caso in cui la destra non si è evoluta, non riesce a trattare questioni fondamentali come l'immigrazione, come temi della bioetica, sono temi che non possono essere più elusi. Abbiamo trovato uno spazio in cui parlare di questioni rilevanti, il lavoro, la selezione della classe dirigente, la presenza di una rappresentanza femminile che sia basata su questioni meritocratiche e non sull'aspetto fisico. Questo io l'ho portato da Roma, ripartiamo da questo, senza tessere, ripartire dall'orgoglio di essere italiani, perché in questi anni, ahimè, l'orgoglio è finito sotto i tacchi. Nelle province, nelle regioni, nei comuni, qual è l'atteggiamento degli uomini del PDL nei vostri confronti? Ci sono state epurazioni, espulsioni, il modello è quello del Partito Comunista, chi dissente dalla linea generale viene cacciato. Lo stesso metodo che ha usato il nostro Premier nei confronti di Fini, in piccolo, si sta ripetendo, clonando come modello sul territorio. Cosa replica chi vi accusa di essere dei traditori? Non c'è un tradimento, c'è una dialettica, una richiesta nostra di dialettica interna che Berlusconi ha tradito, lui ha tradito in una maniera gravissima.